finisce il campionato di C1. Alberto Rodriguez, soddisfatto, un po' meno, un po' di più? Soddisfatto non posso esserlo, perché penso che potevamo raggiungere un altro obiettivo, un altro traguardo un po' più alto. Abbiamo finito almeno con una vittoria oggi, però penso che anche per quello che abbiamo mostrato, anche per quello che abbiamo mostrato in campo, penso che meritavamo un qualcosa in più. Purtroppo tanti episodi non ci sono andati bene. Sto parlando un po' di fortuna. Niente, è andata così. Una stagione che è stata caratterizzata da tanti infortuni, anche, bisogna anche dirlo. Bisogna dire che non abbiamo avuto mai la rossa a disposizione per tutta la stagione. Non sapremo cosa sarebbe successo. Guarda, fatalità delle cose, con le squadre che sono stati là, sono là al vertice, ce l'abbiamo giocato fino alla fine. A volte abbiamo vinto, a volte qualcuno abbiamo perso, però siamo stati là in partita fino alla fine, okay? No, pareggiando con le squadre che addirittura hanno vinto il campionato o che sono là tra i primi. Purtroppo io penso che è stata una questione mentale, mentalità ci è mancato un pochettino. Abbiamo tanti ragazzi giovani, non è che mi lamento di loro, però ovviamente le partite più difficili, che sono quelle che magari affronti con le squadre che sono in classifica un po' più bassa, e l'approccio non è stato giusto, e quelle partite le abbiamo pagato. Con qualche punto in più adesso saremo ai playoff, e purtroppo è andata così. Senti Alberto, in chiusura, avete fatto un grande lavoro a livello di settore giovanile, perché come ci ricordava anche De Vivo, siete presenti in tutti i campionati giovanili. State facendo bene anche con la prima squadra, però adesso l'obiettivo è quello, almeno per l'anno prossimo, di lottare per la promozione. Vabbè, l'anno prossimo io penso l'obiettivo, la domanda non dovrebbe essere adesso riferita a me. Io penso che questo va, secondo me bisogna parlare con, o bisogna chiedere alla società in questo caso, okay, no? E bisogna capire quali sono i progetti della stagione prossima. Sicuramente loro si metteranno a parlare, penso che a breve, per capire cosa si vuole fare. E allora l'invito è a Mattia Risi, spendi sti soldi. No, Mattia Risi, spendi sti soldi, no. E l'invito è che la società, secondo me, deve fare diciamo, le scelte che loro ritengono giuste, e soprattutto a quello che si può arrivare. Ecco, io sempre dico che non si può fare, diciamo, il passo più lungo. Ma figuriamoci se il Padova dovesse lottare per la promozione, il Palagozzano non basterebbe. Il Palagozzano sarebbe pieno, oggi era pieno, non ho visto nessuna squadra che abbia portato più pubblico di noi in questo campionato. Questo qua sicuramente ci onora. Le famiglie, io qua le ringrazio tantissimo, perché ci hanno seguito sia qua a Palagozzano che fuori casa. Siamo a venerdì sera, domani c'è scuola, i bambini di 4-5 anni sono qua che ancora stanno giocando, e queste sono anche grosse soddisfazioni, ecco.